Ce ne siamo arrivati di puntita, Galli. Credo che siamo intorno alla trentesima, La giusto? Ho 30ª edizione, partecipato alla presidente. prima, ricordo, credo fosse alla fine degli anni Ottanta proprio, le ho praticamente fatte tutte, per cui sono E quella di ieri che tantissimo. edizione è stata? Sa che il numero non me lo ricordo, Adesso c'è la adesso Preziosi che è partita, verifichiamo. che usa il telefonino non solo per Lo chiamare ma sento. anche per trovare notizie. No, non Prego, Galli. le contiamo nemmeno più, perché, Gli anche perché poi strumenti che abbiamo sono ci sono questi. stati anche anni con edizioni diverse, in stagioni diverse. Una volta si faceva normalmente in primavera e poi a settembre Venezia, adesso da qualche anno si fa a Esatto. settembre. No, che edizione è stata? È stata un'edizione con una quantità enorme di persone, devo dire, ce ne sono sempre tante, ma ieri credo che anche le vostre immagini, insomma, parlano da sole. Ce n'era veramente tantissime, poi fate conto alla Certo. fine il prato è quello che è, per cui una volta che è pieno, quindi poi ci sono tutte le persone intorno che non si vedono e soprattutto ieri, siccome ci sono stati anche tantissimi pullman che arrivavano da tantissime regioni, molti non hanno neanche fatto in tempo ad arrivare. Quando Salvini parlava c'erano molti pullman ancora per strada, però a parte questa questione voglio dire che vedo un po' sorprende alcuni anche da queste prime parole che ho sentito stamattina. Come se la puntita di ieri dovesse essere in qualche modo una verifica di non so bene che cosa. Cioè, all'interno della Lega la situazione è un pochino diversa, nel senso che, voglio dire, a parte il discorso di Salvini che non si discute neanche, nessuno l'ha mai messo in discussione, tantomeno in questo passaggio. Anzi, devo dire, anche all'interno le spinte per fare alcuni passaggi c'erano già da tempo e quindi sono state totalmente condivise le azioni di Salvini. Ma che ormai il governo precedente fosse al capolinea da un punto di vista sostanziale era in maniera proprio chiara ed evidente assolutamente a tutti. E come giustamente avete sottolineato, i passaggi successivi del 5 Stelle con questo repentino abbraccio al PD, con questo passaggio addirittura in Umbria, cioè rendiamoci conto che in Umbria si va a votare anticipatamente perché la giunta precedente è saltata su questioni legate alla sanità con tutto quello che conosciamo, cioè la classica situazione da apertura di scatoletta di tonno, cioè e andiamo a fare, almeno vanno a fare un'alleanza che adesso Poi la ci torniamo, Galli, camuflano su sull'alleanza. qualcosa, d'accordo con il G, però voglio dire, questa cosa dimostra in maniera evidente, casomai ce ne fosse stato bisogno prima, che effettivamente il governo precedente, quello che doveva fare politicamente, l'ha fatto. Ed era giusto fare quello che è stato fatto. Oltretutto, politicamente in due sensi. Il primo, che sono state fatte le cose che comunque in qualche modo i due elettorati chiedevano in maniera prioritaria. Quindi sul fronte Lega, comunque gli interventi sulla sicurezza, sull'immigrazione, sulla quota 100, quindi la Fornero, e il 5 Stelle, diciamo, reddito di cittadinanza e le altre cose che hanno fatto. Però l'altra vera valenza politica del governo precedente e di questo è che ha mostrato all'elettorato che il 4 marzo dell'anno scorso ha votato soprattutto pensando di votare un contenitore generico di protesta, quello che è veramente il 5 Stelle. Quindi col governo giallo-verde, il 5 Stelle è passato dal 32 al 16 e l'impressione mia è che col governo giallo-rosso passerà dal 16 all'8. Fedeli,